E ciao a tutti, gente, qua c'è chi parla e qui con un nuovo episodio di Cibirobo Let's Go Photo. Nella scorsa puntata abbiamo fatto la foto di un rotolo di carta igienica, se così possiamo dire, e siamo andati avanti col museo, sbloccando una nuova area, perché effettivamente abbiamo occupato tutto il resto. Quindi oggi siamo qui per una nuova puntata e una nuova foto che faremo adesso, come consueto. Ok. Questa potrebbe essere interessante, è un'altra sagoma che mi intriga molto. Scatta, l'abbiamo occupata nello scorso episodio ed è la sagoma di questo qua, un CD. Vabbè, almeno si capisce, poi il gioco non te lo dice. Bene, è ora. A molti non piace quel gioco e non lo blamo, però secondo me ha un CD bello, quindi ho deciso di scegliere questo. Proprio in una posizione davvero molto awkward, però. No. Riesco a star fermo. Ok, bene, bene, va bene. 95, niente male. Considerando che abbiamo preso 100% per aver fatto male anche solo il rotolo di carta igienica. Hai raggiunto almeno il 70%, vuoi tornare al passato? Sì. Interessante. Qua avevo messo un amiibo. Il gamepad della Wii U che effettivamente rappresenta anche quello che sta vedendo. Quindi bello. Però è una foto, quindi è rimasto fermo. E il CD stesso. Secondo me non è venuto male, ma adesso lo vediamo tolto. Ottimo lavoro, Cibirobo. Ora ti apro il portale di casa. Bene, ora devo riprendere il gamepad perché ciò che, diciamo, tiene accesa la console. Se no dopo un po' si spegne, maledetta. Ok. Figo, un altro pezzo che mi piace. Ci sta. Peccato che tutte queste foto me le chiedono a fare così vicino, non puoi mettere nulla intorno. Cibirobo, bentornato. Ha un nuovo nostalgia Gingio. Gingio, perché lo chiamo Gingio? Che bello però, vado in giro con un disco da Wii U. Figo. Mi piace. Poi andiamo a vedere. Possiamo metterlo nel nuovo salone adesso. E tra l'altro, siccome il retro di un CD sono tutti uguali, questo è venuto anche bene in quanto retro. Ho l'impressione che sarà il migliore della mostra 2, quindi. Qua e qua. Sì. Bene, andiamola a vedere per vedere se ha qualche timbro. Vuoi andare alla sala mostre? Sì. Mostra 2. Oggi possiamo fare anche 1 o 2 missioni, magari anche 2, non lo so. Vai, vediamo. Questi cosi tondi erano in vendita in tutto il pianeta un tempo. Ma con il progredire della tecnologia sono diventati obsoleti. Vero, adesso per quanto riguarda i film vi potete abbonare, per quanto vi riguarda i giochi digitale. Anzi, schede ormai per quanto riguarda Nintendo. Non è venuto male, dai. Lievemente storto, ma ci sta. La gente ha iniziato a usarli come sottobicchieri. Esteticamente non ci sta male come sottobicchiere. Però comunque niente timbro, immagino. È un'immagine piatta, non è che puoi fare più di tanto. Tra l'altro, sì, è proprio piattissimo. Ecco, lo posso tenere totalmente nascosto.
Vabbè. Carino. Questa è fatta. E ritorno. La ghicchia un pochettino oggi, ma va bene. Quello che è. A questo punto in questo gioco la cosa più importante è avere luce. Bentornato. Cibirapo. Eh? Il museo ha avuto un totale di 3.000 visitatori. Congratulazioni, capo. Grazie, Cibirobo. Voglio farti un regalo. È una batteria. È una batteria? Ti prego, accettala in segno della mia gratitudine. È una batteria? Continuiamo a darci da fare per realizzare il nostro sogno. Grazie. Il totale dei tuoi vuote è massimi è aumentato, capo. Oh, magari adesso è più fattibile la cosa. Quindi sì. Di per sé lo scopo è solo andare avanti con i gingingingi. Tra l'altro ho visto che puoi rifare anche i vecchi. Quindi non so se li sostituisce o li mette come cose in più. Se così è, allora puoi fare sempre lo stesso e vai avanti. O sbaglio? No, 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 stai buono. Vabbè, ho richieste. Ora posso fare di più. Con 100. Categoria sagome. No, so che sono da 40 e da 30. Lettere in carico. Vai con l'altro vecchio. Misuriamo le distanze. Vediamo. Questo però è facile da. È facile da mandare a quel paese. Beh, se devo fare due missioni, tanto vale farne una di quelle scadenti. Il primo l'abbiamo fatto, dobbiamo fare il secondo. Ai ai ai. Che odio. Allora, ricordiamoci, ci abbiamo messo 10 centimetri. Ah, eccoti qui. Sei sempre il benvenuto. Un robot famoso come te deve essere sempre in grado di dare il meglio di sé. Molto bene. Modalità missione attivata. Pronti, partenza. Via. Quanto devo fare? L'obiettivo è 1 è 6 centimetri. Maggioranza di errore 1, ok. 6 centimetri non è tanto, siamo 10 con cibi robo. Quindi sì. Cibirobo, è la tua risposta definitiva? Eh? Eh? Tu sei odioso come personaggio perché mi fai fare cose che non posso sapere. Eh? Buono. Il risultato è di 6 cm e 7. Distanza dall'obiettivo 0,7 mm. Obiettivo raggiunto. Prova superata. Uff. L'obiettivo numero 2 è 26 centimetri. 26. Mangiare 2 centimetri, ok. Diciamo che questo qua è 10. 20. 26. Cibirobo, è la tua risposta definitiva? Non è che abbia molta scelta. Vediamo. 10, 20, 4, 5. Ci siamo, è ottimo. Il tuo risultato è di 25 e 7 mm. Quasi perfetto. Distanza obiettivo 3 mm. Obiettivo raggiunto. Uff. L'obiettivo numero 3 è di 44 centimetri. Margine di errore 3. Beh, almeno abbiamo fatto almeno prova numero 2. Dieci.
20, 30, 40, 2, 3, 4, qua. Cipirapo è la tua risposta definitiva? Non ne sono per nulla certo, ma non posso fare altro. Ti prego. 20, 30, 40. Ho il margine. Sono nel margine, giusto? 42 e 5. 1 e 5. Ottimo. Obiettivo raggiunto. Brava superata. Ho fatte tutte? Sì. Bella. Incredibile. Hai ottenuto 35, 35. La coppa di bronzo. 35 punti cuore. Sembra almeno bronzo, poi. Fiammette dallo schermo sembra oro. Bene. Hai ottenuto una coppa di bronzo? Ok, grazie a Telly. D'oro immagino sia fare tutto esatto. I tuoi risultati sono di tutto rispetto. Vediamo quanti punti hai cuore adesso. Posso già permettermi una sagoma. Non mi aspettavo di fare così tanto. Ben fatto, capo. Però comunque ancora 20 minuti da fare. Attendo con ansia incontrarti di nuovo. Immagino che per il prossimo settore di cosi costerà 50 per ogni sagoma. Cibirapo, ben tornato. Bene. E ora di un po' di esplorazione. Adesso che ci... Anzi. Carichiamoci. Ora con centri vita posso riprovare a fare la cosa di pulire e andare. L'officina sembrava la cosa migliore. La batteria è facilmente accessibile. E si può dividere la zona in terreno e alto piano, diciamo. Vediamo se 100 di batteria sono sufficienti. Poi bisogna vedere quanto ricarica la batteria, che ce l'ha. La batteria ricarica sempre del tutto, è tipo 50. Vedremo, si fa solo con gli errori. Mappa. Questa era la migliore. Bene, vediamo di fare tutto. Cosa peggiore è che bisogna essere super precisi. Più usi l'aspirapolvere, peggio è. Au! Sembra più pulito di prima, però. Dov'è la spazzatura? Tecnicamente so che si resetta tutto ogni volta, quindi... Allora tanto vale fare il sopra. C'è qualche zona lì che mi sono perso? No. Strano. Ce la possiamo fare per una volta tutto pulito magari. Succederà qualcosa? Dubito se effettivamente c'è così poca roba da fare. Uff. Ci siamo. Ok. Ho il tempo di andare avanti e ritorno alla pila? Spero di sì. Probabilmente non per questo però. Quindi andiamo in cima, prendiamo se c'è della spazzatura là sopra. Flash non lo fare. Thank you.
È un massimo? Sì, è il massimo, grazie. Questo può essere efficiente anche per gli altri cosi. Ciao. Oh, ci miravo, mi hai trovato, eh? Sì, ti trovo sempre qui, mi dai solo un misero punto cuore. Hai trovato un punto cuore? Niente francobolli? Si direbbe di no. Oh, sinceramente mi sembra che qua è fatta. O sbaglio? Ok. Benvenuto Cipirobo. Stato della sacca. Hai ancora spazio disponibile, 75% della capienza. Grazie per i rifiuti. Ok, allora mi dà cose anche solo per la polvere. È tenuto 8 punti cuore. Torna presto. Allora possiamo provare le altre mappe. La cucina che avevo fallito. Sì, bentornato. Sono da questa parte stavolta. Ricarica completata. Hai recuperato? Sì, sì. Grazie. No. Continua così. Che pizza lagga. Adesso garage lo considero completato. Cucina. Dobbiamo riuscire a farlo almeno una volta per ogni mappa. Pulire tutto. Bene. Sappiamo che è molto in cima al collo. Devo avere almeno 20 di batteria per arrivare là in cima. Bolli? No, mi sembra. Non mi sembra neanche di aver mai trovato un'utilità per aprire questo coso. Se non per un francobollo magari, però no, non ce ne sono. A meno che no. La telecamera giusta, grazie. Ora roba, altra roba. Questa è spazzatura. Cos'è? Oh, che no, le cose troppo piccole. La cucina si è resettata perché questa zona l'avevo pulita. L'altro non sembra. Oppure mi è capitato un seed molto gentile. Ci abbiamo ancora un po' di batteria, ma usiamola per arrampicarci e prendere la pila. Dato che adesso mancherà solo il sopra, non laggare così tanto.
qua c'è lui. Prendiamo il suo unico punto cuore. Oh, ci abbiamo ben trovato, eh? Sì, ti ho già trovato qui. Smettila di laggare. Hai ottenuto il punto di cuore. Ok. Ci polverersi. Ecco perché effettivamente è meglio per lui. La pila dove è finita? Ok. E c'è anche questo da qua. Ottimo. Hai trovato un francobollo? Da qua. Bene, forse ce la facciamo, forse ce la facciamo. Avere 100 di batteria, che bello. È ancora poco rispetto agli altri giochi, ma che bello comunque. Buon voyage. Meno male che il danno a caduta non è stato reimplementato. Niente. Va qua. Stupidi pomodori. Ok. Oh, questo è un problema. Non era ancora mai successo. È in fondo però lui, dannazione. C'è ancora tanta batteria, ma chissà se ce la faccio. Stato della sacca. 100% della capienza di spazio disponibile terminato. Buccia di arancia o scarto di pomodoro. Tappo di sughero, tappo di bottiglia, pacco di caffè, cell phone appappolato, quello che è. Oggetti ricevuti 7. C'è qualcosa nella spazzatura. Un altro francobollo? Questo francobollo è stato gettato per sbaglio, per errore. Wow, due francobolli in uno. Hai trovato un francobollo? Un altro francobollo, guarda. Cosa? Hai trovato un altro francobollo? Ok, ok. Un bel francobollo per il nostro bel robot. Grazie per i rifiuti. Hai ottenuto 18 punti cuore. Da quando ho riuscito a battere 100 adesso è molto più semplice. Torna presto. E fra poco potremo ottenere il nostro bonus per il coso. La metà l'abbiamo superata. Vediamo se riusciamo a prendere queste cavoli di cosi. Flash un po' troppo, smettila. Ok. Bene. E c'è altro? Ci direbbe di no. Beh, ci ho occupato un bel po' di tempo almeno a pulire. Stavolta è stato, non dico divertente, ma soddisfacente. Eh sì, ho della sacca. E di sicuro adesso i punti cuore non ci mancano. Stato della sacca.
Hai ancora spazio disponibile al 29% della capienza. Grazie per i rifiuti. Hai ottenuto 3 punti cuore? Sì, sì. Torna presto. Bene. Non vedo l'ora di appendere questi francobolli. Oh, è stato così bello non avere problemi di batteria. Cibirobo, ben tornato. Il teletrasporto ha funzionato, lo sai? Ha funzionato come si deve il teletrasporto. Te l'hai visto? Carichiamoci anche se non serve. Ricarica completata. Hai recuperato di tutti i water cap. Vuoi salvare tutti i progressi di gioco? No. Continua così, capo. Bene. Perfetto, solo 3 francobolli mancano. Forse in 2 puntate ce la facciamo? Perché oggi ho avuto fortuna a prendere in 3 francobolli, però. E qua non rimane mai niente, eh. Sto guardando se adesso il francobollo è apparso qui. Però no, sta stampante sembra completamente inutile. A proposito di stampante, potevi anche non fare così, ma ok. Yeah. Categoria sagome. Allora, quella del McDonald's me la tengo per ultimo. Anzi no, dobbiamo prenderli per forza tutti e due, gli altri due li abbiamo presi, quindi vai prima con questo. Sì. Continua. Per una volta posso continuare effettivamente. E vai. Stampa. Entrambi sono abbastanza evidenti. L'altra è una maglietta, quella effettivamente posso farla. Solo che ogni volta con le state magliette è difficile capire qual è la forma giusta. Ottimo. Ben fatto, Cibirobo. Stai stampando tutte. Hai stampato tutte le nuove sagome. Adesso il catalogo delle sagome ha una nuova pagina. Vediamola. Tanto per. Tanto cuore non ne ho più. Questa è la nuova sagoma. Allora, uno è un cartone del latte, si capisce. Uno è un guanto. Questi due. Sono bastinchi questi due, ma so quali sono proprio perché sono bastinchi. Questo è un coso per il tè. Se pensavate che fosse una tomba non lo è, ma ok. E questo invece è... Questo come cavolo fai? Non ne ho idea. Come cavolo farò io stesso? Un sushi. Sì, è un coso di sushi. Come farò? Devo prendermi un sushi e portarlo a casa? È assurdo. Poi tra l'altro... Questa sagoma qui non è molto conosciuta. Di solito sono tondi e basta, non ovali. Va bene. Comunque i costi rimangono sempre sotto i 40. Beh, siamo arrivati nella mezzanina in un modo o l'altro. Giusto, per qualche motivo quando c'è una nuova scatola di negozi fa così. Esci dal computer e si fa sto reset strano. Vabbè, che dire. Qua è tutto, noi ci alla prossima. Grazie per aver seguito questo episodio. Se vi è piaciuto lasciate un like e arrivederci a tutti quanti. Ciao ciao.